Il Movimento 5 Stelle conferma la linea portata al Quirinale da Di Maio. Possibile un contratto di governo alla tedesca con la Lega o con il PD, non con Forza Italia. Claudia Mazzola. Lavora per costruire una maggioranza di governo Luigi Di Maio, ma restringe il campo. I nostri interlocutori sono Lega o PD, dice, confermando il veto su Forza Italia e attaccando la coalizione. Non esiste, spiega, i partiti che la compongono hanno idee diverse su tutto, a cominciare da quella su di noi. La corsia preferenziale ad ora è con Salvini, ma il movimento sta tentando di far entrare in partita anche il PD. Siamo pronti a parlare con tutto il Partito Democratico, ha scandito il leader 5 Stelle all'uscita dall'incontro con Mattarella. Insomma, anche con Matteo Renzi. Scenderanno a più miti consigli, la previsione di Toninelli. A Martina chiediamo un atto di responsabilità, dice, e ribadisce il punto di partenza sono i temi. Vogliamo un governo di cambiamento che guardi al futuro e che risolva i problemi dei cittadini italiani. Come farlo? Con un contratto di governo in cui le forze politiche si impegnano a scrivere le cose più importanti per i cittadini, che migliorino loro la qualità della vita e poi si impegnino ad attuare. Il movimento propone per la prossima settimana l'incontro con Salvini e Martina. Le trattative sono appena cominciate, ci vorrà tempo, ipotizzano dall'M5S, che chiude la porta a qualsiasi governo di scopo o governissimo. Il piano B è il ritorno al voto. E Casaleggio, nell'intervista al Sole 24 Ore, difende la candidatura di Di Maio a premier. Lo hanno scelto 11 milioni di italiani. Quanto a Lega e PD, spiega, non siamo né di destra né di sinistra.